Tutto pronto per la battuta di Tartaglia centrale con la parata bassa di Antonini. Ancora un traversone con l'ultimo tocco da parte di Brambilla. E attenzione alla carica di Brambilla su Sanna con il rigore concesso da Pievani. Parte Agnello con il gol. Spiazzato. Antonini, Garibaldina 0, All Soccer 1. Tutto pronto per la battuta di questo calcio di punizione con la sfera che si perde alta sopra la traversa di Antonini. Ci ha provato Viviani. Arriva la battuta, Glorini con i pugni e poi ha cercato la conclusione al volo Profeta, mancando di fatto la sfera. E poi a conclusione di questa discesa il pericoloso destro da parte di Franchini. Traversone di Guazzi sul secondo palo, Casalinea che arriva un leggero ritardo, Sanna ancora, posizione regolare, si accentra Sanna, ancora azione personale con il rimbalzo, ancora a suo favore e adesso la botta da parte di Galli con la parata in due tempi di Antonini. Ecco la battuta di Unida in mezzo all'area, Rossetti che alza e poi il tentativo spettacolare sicuramente, ma poco efficace da parte di Profeta per quanto riguarda questa che è stata l'ultima azione e dunque tutti negli spogliatoi sta decidendo il rigore di Agnello per il risultato che recita Garibaldina 0, All Soccer 1. L'errore di Profeta. E poi mano di Benelli. È il secondo giallo per il numero 4 della Garibaldina. Attenzione al pallone, che è buono per Riminucci che alza il lob sull'uscita di Antonini. Scattato, c'è stato quindi un po', ci sono stati un po' di cambi che andremo a vedere. Nel frattempo Guazzi con il sinistro con i pugni ha dovuto intervenire Antonini nuovamente, pallone che sembrava buono per l'attacco dello soccer, in realtà Compaoré è stato pescato in posizione irregolare. La scelta di Profeta, Guazzi, Tartaglia direttamente in gol. Al volo la conclusione di Tartaglia che non ha lasciato scampo ad Antonini. All Soccer che raddoppia. Colpo di testa da parte di un difensore dello Soccer. Ancora sfera, perde Falco con il secondo tentativo che va in gol. E dunque la rete della Garibaldina che riaccende le proprie speranze. 2-1 adesso. Riminucci il pallone per Casalini che cerca Tartaglia, sinistro alto sopra la traversa di Antonini. Attenzione al pallone, buono per l'attacco della Garibaldina, sfera che arriva a De Falco, poi con il sinistro ci aveva provato Bulciaghi, poi in ultimo ancora centravanti De Falco con la palla fuori. De Falco in posizione regolare, Citelli, De Falco, attenzione al miracolo di Glorini e poi ancora De Falco che spara fuori. Grandissima chance questa per la Garibaldina che spreca il 2-2. Arriva la punizione, poi al volo con il sinistro la macchia che alza sopra la traversa di Glorini. Viviani che sembrava poter superare un avversario adesso.
sfera per Barcellesi, Barcellesi si accentra, Barcellesi ancora, Barcellesi con la respinta da parte di un difensore, ci prova ancora Viviani e poi la rimessa proprio per la formazione di Brugherio che sul triplice fischio può festeggiare il 2-1 a proprio favore. Dunque Agnello su calcio di rigore, poi la rete di Tartaglia, infine il 2-1 di De Falco, il finale qui è Garibaldina 1 All Soccer 2. C'è rammarico più che altro perché un po' deciso l'episodio contro una squadra forte, perché loro è una squadra organizzata, solida. Però analizzando oggi c'è un po' di amaro in bocca, perché anche se quando siamo rimasti in 10 abbiamo avuto almeno un paio di occasioni per pareggiarla perlomeno. Poi siamo stati un po' ingenui sul rigore. Però rammarico, ma da una parte giudicando un attimino la fine del girone d'andata, si sa che arriviamo da 3 sconfitte, per assurdo, dopo un girone che comunque rimane positivo. Però le ultime 2, soprattutto oggi con la Forese, giocate alla pari con i nostri mezzi, chiaramente, la squadra, non abbiamo bisogno di essere squadra, abbiamo meno magari individualità che possono decidere. Dobbiamo migliorare un attimino, essere un po' più cattivi e cinici, perché per stare in quelle posizioni comunque che ci siamo meritati, non ci ha regalato niente nessuno. Che noi comunque, quello che dico sempre ragazzi, dobbiamo ricordarci da dove arriviamo. L'anno scorso abbiamo fatto un gran percorso in Coppa, ma ci siamo salvati alle ultime giornate. Siamo comunque cresciuti, perché siamo lì un attimino più tranquilli a giocare, come dico, per provare a creare nuovi orizzonti. Però oggi rimane quel rammarico lì. E le ultime 2 sì, da sicuramente da tornare a migliorare in casa, a fare risultati, perché poi il campionato è lì dove i punti bisogna iniziare a farli in casa, poi fuori. Noi devo dire siamo una squadra che in casa e fuori comunque cerca sempre di giocare. Però qua deve tornare un attimino a essere l'inferno rosso-verde. Sofferta, ma lo sapevamo, perché su questi campi abbiamo sempre fatto fatica. Però ci siamo comportati bene, alla fine siamo andati in vantaggio abbastanza presto. Abbiamo un po' sofferto i lanci lunghi, ma alla fine comunque eravamo più forti e l'abbiamo dimostrato. Sì, poche emozioni, ma ci sta, nel senso che su questi campi, anche per noi che cerchiamo sempre di giocare la palla, è difficile creare. Siamo stati bravi e anche fortunati sul rigore, perché è fondamentale far gol quando hai le occasioni. Secondo tempo si è giocato poco a calcio, paradossalmente meno del primo, che già non era stato un bel vedere. Però queste partite vanno così, nel senso lo sapevamo anche noi, e alla fine l'importante era portare a casa i 3 punti e ce l'abbiamo fatta, nonostante un ultimo quarto d'ora un po' sofferto. Classifica è sorridente, però siamo a metà del percorso, quindi non ci possiamo rilassare. Comunque la pausa è lunga, quindi è sempre difficile, diciamo, adesso stiamo passando un buon momento, quindi per noi anche questa pausa può dar fastidio, nel senso che è difficile poi ripartire con lo stesso trend. Però la cosa che cercheremo di fare è mantenere questo passo, comunque fare questi 40 giorni il meglio possibile, poi vedremo come andrà. Comunque pressioni non ne sentiamo addosso, perché comunque l'obiettivo è quello di fare il meglio possibile e cercheremo di farlo.